Buongiorno avvocato. Sono lei. Tutto bene? Abbastanza, grazie. Mi sente? Sente bene? Tutto bene? Benissimo, benissimo, benissimo. Grazie. Direi Marco che possiamo iniziare, puoi dare. Bene, bene, bene. Allora, io buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Io vi porto i saluti naturalmente di Anaci Ferrara, di Barbara e di tutto il consiglio che vedo anche qui presente. Buonasera e buon pomeriggio. E passiamo subito la parola all'avvocato Giuffredi, tema mediazione e poteri dell'amministratore su questo tema che tutti conosciamo, tema attualissimo naturalmente, siamo tutti curiosi di conoscere anche le novità che l'avvocato Giuffredi ci relazionerà. Dopodiché, ovviamente, parola a Giovanni Tramarchesi su temi naturalmente che riguardano la prevenzione incendi, così come il programma prevede. Grazie, avvocato, a lei la parola. Grazie, buongiorno a tutti, ringrazio Anaci Ferrara naturalmente dell'invito fattomi per essere presente oggi. Il tema è molto attuale, non è nuovo in quanto sappiamo che la mediazione, il procedimento di mediazione è stato introdotto con il decreto legislativo numero 28 del 2010, quindi ho perso un video, va bene, io proseguo. Sappiamo anche che la Corte Costituzionale nel 2012 ne aveva dichiarato parzialmente l'incostituzionalità, quindi c'è stata una sospensione, diciamo così, dell'efficacia del decreto legislativo che poi con successive modifiche è rientrato in vigore. In sostanza abbiamo questo procedimento che è efficace e attivo da circa 8 anni. Che cos'è la mediazione innanzitutto? Ovviamente voi lo sapete meglio di me. La mediazione è un procedimento cosiddetto ADR, cioè Alternative Dispute Resolution, che vuol dire un sistema che la normativa ha introdotto nel nostro ordinamento giudiziario per prevenire, evitare, se possibile, delle dispute a livello giudiziario. Questo da un lato per sgravare naturalmente i tribunali di un numero eccessivo di contenziosi, che in qualche volta sono anche di breve momento, quindi andrebbero risolti in altra sede, e dall'altro per consentire alle parti di attivarsi e essere protagonisti loro stessi del procedimento e non affidare, diciamo così, la decisione a un magistrato, cioè a un terzo, il quale ha un potere decisionale e interviene naturalmente in maniera drastica all'interno degli interessi, regolando gli interessi delle varie posizioni. Quindi la mediazione in sostanza è un procedimento che è di origine anglosassone ed è stato introdotto nel nostro ordinamento, come dicevo, con il decreto legislativo numero 28 del 2010, che serve appunto per non solo evitare i contenziosi, ma per consentire alle parti di sviluppare all'interno di un procedimento ordinato da questa normativa, sviluppare le proprie posizioni, collaborare insieme per trovare una definizione del contenzioso che così evita di sfogare giudiziaria. La differenza tra la mediazione e un semplice accordo tra le parti fatto privatamente, diciamo così, risiede in due aspetti, principalmente perché la mediazione, diciamo così, ha il supporto e la presenza necessaria del mediatore. Il mediatore è una figura terza, è un professionista il quale si adopera per, ovviamente in maniera equidistante, per fare in modo che gli interessi delle parti convergano e si arrivi così al cosiddetto accordo, eventualmente può anche non esserci, ma all'accordo che definisce il procedimento di mediazione. L'altro aspetto fondamentale è che l'accordo raggiunto in sede di mediazione, laddove sottoscritto anche dai legali, assume forza di titolo esecutivo, cioè mi spiego meglio. Questo accordo non ha più necessità, se una delle parti non dovesse adempiere a ciò che nell'accordo è previsto a suo carico, la parte adempiente non ha necessità di ricorrere al tribunale per ottenere un provvedimento che renda esecutivo quell'accordo, ma è già di per sé stesso un accordo vincolante. Ulteriore vantaggio è un vantaggio di natura fiscale, cioè gli accordi che prevedono che a livello economico, a livello di valore, sono al di sotto dei 50.000 euro, non scontano l'imposta di registro. Quindi l'accordo eventualmente, anche venisse registrato, non sopporta l'imposta di registro. Mentre invece noi sappiamo che nella seconda
qualsiasi atto giurisdizionale, sentenza, decreto che sia, una volta che diventa esecutivo, sopporta appunto la tassa. Quindi questi vantaggi, sia dal punto di vista sostanziale e diciamo così, processuale, e anche dal punto di vista fiscale, sono stati introdotti da questa norma proprio per favorire in modo massiccio il ricorso a questo tipo di procedimento, onde appunto, ripeto, evitare che un numero consistente di contenziosi che possono essere risolti in maniera semplice vadano a gravare poi i tribunali o i giudici di pace a seconda delle competenze. Quindi in sostanza la mediazione, abbiamo detto, è un procedimento in quale le parti si mettono fra di loro in gioco, cioè si spendono per cercare di trovare l'accordo possibile, un accordo. Noi sappiamo che c'è la mediazione obbligatoria e c'è una mediazione cosiddetta volontaria. La mediazione è obbligatoria, poi lo vedremo, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo numero 28 del 2010, in alcune materie, tra le quali quella condominiale. E quindi vuol dire che in sostanza la mediazione costituisce una condizione di procedibilità per un eventuale giudizio. Cosa significa? Significa che se una delle parti in una di queste materie agisse direttamente in causa, cioè convenisse la controparte direttamente avanti un ordine giudiziario, la controparte o anche il giudice d'ufficio potrebbe rilevare un giudizio di procedibilità, cioè dichiarare improcedibile la causa e quindi rimandare le parti immediatamente. Quindi è necessario, occorre massima attenzione, queste materie comportano l'obbligo della mediazione. La mediazione, come detto, può essere anche volontaria, cioè le parti, indipendentemente dall'obbligo sancito dalla legge, possono ricorrere volontariamente alla mediazione per risolvere la controversia, così come può essere delegata, come nel caso prima, delegata dal giudice, cioè il giudice che manda le parti avanti al mediatore per risolvere, la controversia. Infine può essere contrattuale, cioè laddove all'interno di un contratto, per esempio in ambito condominiale, un contratto d'appalto, un contratto di fornitura, può essere prevista una clausola, sarebbe una clausola compromissoria se fosse previsto l'arbitrato, però possiamo dire una clausola nella quale sia previsto che le parti si impegnano ad adire previamente la mediazione prima di agire in sede. Quindi in sostanza vediamo che la mediazione assume un'importanza radicale, soprattutto in ambito condominiale, perché come vi dicevo, l'articolo 5 del decreto legislativo che abbiamo citato stabilisce che tra tutte le materie nelle quali la mediazione è obbligatoria rientra quella in materia di condominio. La norma dice materia di condominio, quindi se noi leggessimo semplicemente la norma saremmo un pochino spiazzati, nel senso di non poter capire esattamente che cosa si intende per materia di condominio. Teniamo presente che questo decreto legislativo era del 2010, la riforma del condominio, infatti, in vigore nel 2013, ma con la legge 220 del 2012, ha apportato una modifica alle disposizioni di attuazione del codice civile, introducendo l'articolo 71 quater, che vado a recuperare. Scusate. Ecco, l'articolo 71 quater delle disposizioni di attuazione del codice civile ci dice che per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5, di cui abbiamo detto legislativo di cui parliamo, si intendono quelle derivanti dall'operazione e dall'altra applicazione delle disposizioni del libro terzo. Cioè, in sostanza, per materie condominiali sono tutte quelle materie regolate dagli articoli del codice civile che vanno dal 1117 al 1139, che sono le norme e disciplinano la materia condominiale, oltre a un paio di norme delle disposizioni e dell'attuazione del codice civile, quelle in materia di informazione delle delibere e riscossione dei conti. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che in ogni momento, in ogni caso, vi sia una controversia che riguarda materia condominiale, cioè una materia regolata dalle norme di cui abbiamo parlato, è obbligatorio o per l'amministratore se è parte attiva, o per chi si contrappone a un condominio, quindi all'amministratore come legale rappresentante del condominio, agire preventivamente in sede di mediazione. Poi vedremo ci sono delle eccezioni, ma le... Questo significa in sostanza che l'amministratore diventa il centro di interesse del condominio all'interno del procedimento di mediazione, cioè rappresenta il condominio all'interno del procedimento. Ma l'amministratore
come può in qualche modo rappresentare il condominio all'interno del procedimento di mediazione, tenendo presente che l'amministratore rappresenta i condomini, ma non è il principale portatore degli interessi del condominio. Mi spiego meglio. Nelle controversie tra due condomini è chiaro che sono entrambi proprietari, e quindi è una causa o una controversia nelle quali entrambi sono titolari del diritto del quale si controverte. L'amministratore non è titolare del diritto del quale si controverte quando parliamo di condominio. Esso rappresenta semplicemente i diritti e gli interessi dei condomini. Quindi non è il proprietario, non è il titolare del diritto. Quindi in qualche modo deve essere munito, qui veniamo dunque, munito di un potere, di poter appunto rappresentare i condomini. Noi sappiamo che l'articolo 1131 del Codice Civile prevede che l'amministratore abbia poteri di rappresentanza del condominio in sede giurisdizionale, giudiziaria, per le materie per le quali lui ha poteri di rappresentanza, cioè in senso dell'articolo 1130, cioè riferito all'articolo 1130, cioè per tutte le materie per le quali l'amministratore ha l'obbligo di attivarsi, in modo tutti la riscossione delle spese comunali. Peraltro, se viene citato all'interno di un procedimento di mediazione, che sia una mediazione interna, cioè tra un condomino e il condominio, o una mediazione esterna, cioè tra un terzo, cioè un fornitore e il condominio, l'amministratore non può, sottolineo non può, rappresentare il condominio se non è munito di una delibera assembleare ad hoc. Questo cosa significa? Con le maggioranze di cui al 1136 secondo comma, che è metà del valore del condominio come quorum. Questo cosa significa? Significa che nel momento in cui l'amministratore dovesse ricevere la convocazione da parte di un organismo di mediazione di comparire come amministratore quanto convocato da altro soggetto, non può tacere questa circostanza, ma ne deve mettere al corrente immediatamente il condominio convocando un'assemblea straordinaria e in quella sede ottenere eventualmente la delibera con la quale viene autorizzato dal condominio, dai condomini, voglio dire, a rappresentarli nell'ambito del procedimento di mediazione. Tendo a sottolineare questo elemento perché è successo nella prassi che a volte ci sono degli amministratori che purtroppo compaiono davanti all'organismo di mediazione senza questa delibera. Purtroppo senza questa delibera il condominio non è correttamente rappresentato, cioè l'amministratore non ha il potere di rappresentare il condominio. Quindi è assolutamente indispensabile, non ci sono eccezioni a riguardo, che l'amministratore si munisca di questa delibera per poter rappresentare il condominio. Questa delibera poi ha anche un duplice effetto. Da un lato mettere al corrente i condomini che è in corso un procedimento di mediazione che coinvolge il condominio in tutta la sua complessa natura. Dall'altro tutela l'amministratore, il quale non agisce più di propria iniziativa assumendo su di sé delle responsabilità che non deve assolutamente assumere, ma tutela l'amministratore in quanto, poiché è delegato dal condominio, lui agisce come delegato appunto del condominio nell'ambito di una delibera che circoscrive i suoi poteri. Questo, ripeto, è importante perché può succedere che arrivati alla data fissata dall'organismo di mediazione l'amministratore non sia stato in grado per mille motivi, adesso soprattutto con la pandemia che purtroppo ci colpisce, quindi per tutte le cautele che sono necessarie, non sia stato in grado di convocare l'assemblea o non abbia raggiunto il quorum sufficiente per poter essere munito di questa autorizzazione, l'amministratore può chiedere all'organismo di mediazione un rinvio della seduta proprio per potergli consentire di munirsi di questa autorizzazione, ripeto, senza la quale l'amministratore non può, e violerebbe un precetto importante, non può rappresentare il condominio. Cosa succede se l'amministratore si presenta in mediazione senza la delibera autorizzativa? E mettiamo per ipotesi nessuno se ne accorge, è impossibile, faccio un esempio abbastanza campatinario, non ho trovato sentenze, però mettiamo ipotesi che l'amministratore compare in mediazione, il mediatore distrattamente non richiede la copia della delibera che l'autorizza a stare in mediazione e anche la controparte
diciamo così, non si premura di tutto. Quindi l'amministratore compare come se fosse delegato, ma non lo è. Cosa succede? Succede che naturalmente il procedimento di mediazione va avanti e l'amministratore rischia di assumere una responsabilità personale nei confronti del condominio. Questo, se non interviene, una ratifica successiva, e anche sotto questo profilo ci sono discussioni, perché come l'articolo 71.4 è tassativo nel dire che la delibera deve essere preventiva rispetto alla comparizione in mediazione, è dubbio, e io sono dell'idea che non sia possibile, che una ratifica successiva del condominio possa in qualche modo sanare il vizio di mancanza di delibera e di autorizzazione preventiva. Perché, ripeto, la norma parla proprio di preventiva. Al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore previa delibera assembleare da assumere il successo. Quindi con questo previa, con questo avverbio, la legge 220/2012, che è il 71.4 di disposizione e attuazione del codice civile, proprio in relazione al procedimento di mediazione, intende sottolineare che la delibera con la quale l'amministratore si deve presentare in mediazione deve essere precedente alla sua partecipazione. Viceversa, lui non ha nessun potere di rappresentare il condominio, e qualora assuma delle decisioni o sottoscriva degli accordi, questi accordi di rifiuto potrebbero non validi nei confronti del condominio, e addirittura validi potrebbero esporre l'amministratore a responsabilità gravi ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, cioè passibile anche di revoca per grave responsabilità. Quindi in sostanza la delibera quale l'amministratore viene autorizzato a partecipare non solo delega a partecipare, ma a mio avviso dovrebbe anche circoscrivere l'ambito dell'eventuale accordo, cioè mi spiego meglio, dare a potere all'amministratore dire se raggiunge un accordo, il limite massimo è questo, comunque l'ambito nel quale tu accordi puoi imbastirlo, salvo approvazione della delibera, dell'assemblea che discuta, è questo. Come sapete, la mediazione può terminare senza un accordo, cioè le parti si lasciano senza aver fatto un accordo, col cosiddetto verbale negativo, oppure può portare auspicabilmente a un accordo. Questo accordo ovviamente l'amministratore non può sottoscriverlo autonomamente, perché naturalmente la delibera che lo ha autorizzato a partecipare gli ha dato un incarico di partecipare, ma non di firmare l'accordo. Questa ipotesi di accordo andrà poi portata in assemblea. L'assemblea lo delibererà e lo approverà eventualmente, dando mandato all'amministratore di sottoscrivere. Questi passaggi sembrano formali e forse anche un po' pesanti, però per rispettare alla lettera quello che viene in norma detto in materia di mediazione, ma soprattutto, come dicevo, per evitare che l'amministratore si esponga a delle responsabilità personali un domani di fronte al proprio condominio. Ora, per quanto riguarda, per esempio, la mediazione, quindi descritta che cos'è la mediazione, che deve portare poi a un determinato accordo, la mediazione sostiene delle spese, ci sono delle spese di mediazione. Spese di mediazione che sono non solo quelle del legale, apro parentesi, la mediazione, in ambito di mediazione è obbligatoria l'assistenza di un legale per ogni parte o per ogni centro di interesse. Ma ci sono delle spese, oltre che legali, anche del procedimento di mediazione, cioè l'organismo di mediazione riceve un compenso, stabilito da un tariffario, per l'attività svolta dal mediatore. Queste spese di mediazione come vengono gestite dall'amministratore? Mi spiego meglio. Voi sapete che l'articolo 1132 prevede che il condominio dissenziente possa appunto notificare all'amministratore la proprio dissenso dalla lite che l'assemblea avesse deliberato in caso di soccombenza, cioè mi spiego meglio, in caso di contenzioso il condominio dissenziente sostiene le spese dell'avvocato del condominio, ma non le spese di controparte qualora la causa sia negativa. Ci si è chiesti, ma in ambito di mediazione questo eventuale dissenso dalla lite ha efficacia o non ha efficacia? Le sentenze più recenti che ho reperito dicono che assolutamente questo tipo di procedura di dissenso dalla lite non si estende alle spese di mediazione. Questo perché?
per due modi motivi. Innanzitutto non è una lite giudiziaria, ma è un procedimento, diciamo così, nel quale le parti volontariamente cercano di trovare un tempo. Ma soprattutto nella mediazione non ci sono le spese di soccorrenza, perché indipendentemente dall'esito della mediazione, anche se si raggiunge un accordo, le spese si impegnano, come si dice in ambito tecnico, compensato, cioè vuol dire che ogni parte sostiene in proprio le proprie spese. Quindi l'amministratore, una volta terminato il procedimento di mediazione, le spese di mediazione le ripartirà ai sensi del 1123, cioè per l'esito di proprietà generale, tra tutti i condomini. Questo naturalmente se la mediazione è stata tra il condominio e un terzo. Viceversa, se la mediazione è stata tra un condominio che eventualmente ha impugnato una delibera assembleare e il condominio, le spese di mediazione l'amministratore ripartirà tra tutti i condomini, eccezione fatta per quello che era la sua controparte, che sosterrà in proprio la propria quota di spese di mediazione, in quanto è un condominio. Questo è giusto precisare. Avvocato Giuffredi, mi scusi se la interrompo. Potrebbe cortesemente parlare un po' più vicino al microfono, per cortesia, perché facciamo un po' fatica a qualche parola a sentire. Ecco, un po' più alta voce, un po' più alta voce. Grazie. Grazie a voi. Ecco, per quanto riguarda poi una recente sentenza interessante, che adesso vado a recuperare, del Tribunale di Roma, in ambito di interruzione della prescrizione. Ora faccio un passo indietro. L'articolo 5 del decreto legislativo 28/2010, al comma 6, prevede che nel momento in cui viene comunicata alle parti la domanda di mediazione, questa produce sulla prescrizione gli effetti della domanda. Cioè, cosa dice? Nel momento in cui si attiva il procedimento di mediazione, tutti i termini prescrizionali si sospendono. Questo è importante, per esempio, nell'ambito di impugnazioni di delibera assembleare. Voi sapete che per impugnare una delibera assembleare, il termine di 30 giorni per chi era condomino presente e aveva votato naturalmente contrario alla delibera assembleare, o 30 giorni al ricevimento del verbale per il condomino assente. E questi 30 giorni quando scadono? Ecco, questa sentenza, ripeto, recente del Tribunale di Roma, ci dice esattamente che perché produca gli effetti della domanda giudiziale non è sufficiente depositare la domanda di mediazione, ma è necessario che questa domanda venga comunicata, sempre nel termine, in questo caso dei 30 giorni, all'altra parte. In questo caso, nel Tribunale di Roma, la controparte, che aveva violato questo termine, ha eccepito dicendo: ma io ho depositato in tempo la domanda di mediazione, se poi l'organismo di mediazione ci mette troppo tempo a mandare alle controparti la mia domanda, non è a me imputabile. Il Tribunale ha ritenuto non sostenibile questa tesi, non accettabile, in quanto la norma dice che dal momento della comunicazione alle altre parti, quindi l'efficacia della domanda di mediazione, quindi della interruzione del termine di prescrizione, non è nel momento in cui si deposita presso l'organismo di mediazione, ma nel momento in cui si comunica alle altre parti. Quindi una parte che volesse evitare di incorrere nel termine di prescrizione non deve attendere che sia l'organismo di mediazione a inviarle raccomandate alle controparti, che potrebbe appunto passare troppo tempo e quindi incorrere nella violazione del termine di prescrizione, ma attivarsi personalmente, quindi una volta depositato, inviare alle controparti una comunicazione di avvenuto deposito della domanda di mediazione. Questo, ripeto, è importante perché a volte è facile scivolare su determinate buci di banana, come in questo caso, e nel caso di cui parlavamo, il Tribunale di Roma ha rigettato l'impugnazione della delibera di questa persona, la quale naturalmente poi non ha avuto neanche più la possibilità di attivarsi in sede giudiziaria perché, come dicevo, il termine di prescrizione era irrimediabilmente perento, cioè trascorso. Quindi la domanda di mediazione non è sufficiente che venga depositata, ma deve essere comunicata alle controparti. Ovviamente questo normalmente per quanto riguarda gli amministratori
di solito sono centri di interesse passivo, cioè l'amministratore subisce, tra virgolette, la notifica di un avvio di un procedimento di mediazione. Però è importante che sia l'amministratore che il legale, che naturalmente assiste il condominio, siano attenti nel verificare che il rispetto dei termini sia preciso. Questo perché, ripeto, i 30 giorni sono tassativi, come la maggior parte dei contenziosi in ambito condominiale si sfoga attraverso delle intimazioni, delle delibere condominiali, le quali, come dico, come ho detto, devono passare per forza obbligatoriamente attraverso il procedimento di mediazione. È importante che sia l'amministratore che il legale, che affianca l'amministratore, verifichino che il rispetto di questi termini sia assolutamente severo e rigoroso, altrimenti l'impugnazione del condominio diventa inammissibile e, come ed essendo inammissibile, non si può procedere né in sede di mediazione né tantomeno in sede giudiziaria. Bene, detto questo, come si conclude un procedimento di mediazione? Di mediazione si può concludere, come dicevo, con un verbale negativo o con un verbale di accordo. Però ci può essere anche un'altra ipotesi. Siccome la partecipazione alla mediazione è imprescindibile perché il procedimento di mediazione possa procedere, mi spiego meglio. Nell'ambito di un giudizio civile, se una delle parti non intende partecipare attivamente al giudizio, è un suo pieno diritto, viene dichiarato contumace, ma il procedimento va avanti ugualmente e il giudice può legittimamente assumere la propria decisione. Viceversa, in ambito di mediazione, se una delle parti decide di non partecipare, evidentemente il procedimento di mediazione si interrompe in quel momento, perché naturalmente non manca il presupposto per imbastire una conversazione tra le parti, un confronto, ed eventualmente trovare un accordo. Ma la mancata partecipazione a una mediazione obbligatoria, come nel caso in materia condominiale, non è priva di conseguenze. Vale a dire che in caso di attivazione di un procedimento civile, senza che sia stato possibile arrivare alla mediazione perché una delle parti si è rifiutata, in questo caso il giudice può tener conto questo comportamento ai fini della decisione, ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura civile, cioè a dire questo comportamento diventa un comportamento che si riflette in maniera negativa sulla condotta processuale della parte che non ha partecipato alla mediazione, e in caso di soccombenza di questa parte, il giudice può, oltre a condannarla alle spese ordinarie, può condannarla anche al pagamento di un ulteriore importo a favore della cassa dell'ammendamento dell'ammende, come il contributo unificato, cioè pari al contributo unificato. In più può addirittura arrivare a condannare ai sensi dell'articolo 96, terzo comma, per vale a dire al risarcimento del danno nei confronti della parte invece che era stata, diciamo così, positivamente attiva in sede di mediazione. Quindi la mancata partecipazione alla mediazione, se effettivamente nessuno può obbligare una parte a partecipare, però la norma prevede delle conseguenze ben precise, proprio perché se no la norma sarebbe svuotata di significato. Se rendiamo obbligatorio per legge una mediazione, poi basta che una parte decida di non partecipare e la mediazione perde di significato. Quindi, come dicevo, la mancata partecipazione di una delle parti comporta delle conseguenze in un eventuale successivo giudizio civile. Considerate che ci sono sentenze anche recenti che addirittura sono arrivate a stabilire che la mancata partecipazione di una delle parti alla mediazione obbligatoria, come in caso di condominio, equivale a una non mediazione, cioè il giudice ha rimandato le parti in mediazione dicendo il verbale negativo di mancata partecipazione non è un verbale di non accordo, ma è un verbale di una mediazione che non è neanche cominciata. Quindi alcuni giudici hanno ritenuto che quel verbale non costituisse, diciamo così, prova di una mediazione terminata negativamente, ma di una mediazione mai cominciata. E quindi, essendo obbligatoria, alcuni giudici hanno ritenuto di rimettere le parti nuovamente in mediazione. Questo tanto per farvi capire, farvi comprendere qual è l'importanza
di partecipare alla mediazione, le responsabilità dell'amministratore all'interno della mediazione e l'importanza anche di raggiungere, se possibile, un accordo. Perché l'accordo raggiunto in sede di mediazione, anziché delegare al giudice, all'altro della sua preparazione tecnica, ma della sua terzietà ed estraneità ai fatti rappresentati all'interno del procedimento, così probabilmente, può portare a volte a delle sentenze che in qualche modo non accontentano pienamente le parti, sia quella vincente che quella soccombente. Viceversa, in ambito di mediazione, essendoci libertà di forma, quindi non la rigidità di un processo civile che ha delle norme tecniche molto precise, che sconta dei termini di decadenza, quindi una cosa, un atto o una prova che non viene richiesta in un certo momento non si può prendere dopo, e soprattutto vi è il vincolo delle impossibilità di modificare le domande una volta incardinato il processo. Nell'ambito di mediazione tutto questo non esiste, c'è un'ampia libertà per le parti di confrontarsi, anzi il mediatore favorisce il confronto tra le parti, vi è la possibilità di allargare lo spettro delle domande, cioè una volta attivata la mediazione su un punto, nulla vieta che da questo punto ne venissero altri, quindi gli argomenti da sviscerare all'interno della mediazione possono diventare più di uno. Nello stesso tempo non vi sono decadenze e preclusioni, quindi se io non ho detto o fatto una determinata azione all'inizio della mediazione, la posso fare successivamente, perché come dico vi è massima libertà delle parti nel gestire la mediazione, naturalmente nel rispetto del contraddittorio, perché è evidente che il principio cardine della mediazione è il contraddittorio, cioè via di confronto diretto intorno a un tavolo tra le parti personalmente, quindi senza il filtro, anche se affiancato da un legale, ma senza il filtro del legale, cioè la possibilità delle parti di confrontarsi direttamente con sotto l'egida, diciamo, del mediatore, il quale si attiva per cercare di trovare in quello che viene detto, in quello che viene scritto, i punti salienti per trovare un accordo nell'interesse di tutti. Tant'è vero che alcuni autorevoli autori hanno detto la differenza tra la mediazione e una conciliazione, una transazione fatta fuori mediazione, è essenzialmente questa. Mentre una transazione comporta una rinuncia reciproca ad alcune cose per arrivare a un accordo, e questo naturalmente può non soddisfare le parti, in ambito di mediazione quello che viene tutelato sono gli interessi effettivi e soddisfanti delle parti, primo fra tutti quello di contenere le spese, perché un giudizio civile ovviamente ha delle spese che sappiamo bene possono incidere in maniera sensibile, e soprattutto essere arbitri in proprio delle decisioni che vengono assunte nella mediazione. Credo che sia uno strumento assolutamente innovativo, ma assolutamente vincente, soprattutto, ripeto, in ambito condominiale, laddove spesso il contenzioso è più di natura di principio che di fatto, cioè ci sono delle questioni a volte che con un minimo di confronto tra le parti si possono naturalmente avvicinare. Come vi dicevo, la mediazione è obbligatoria in ambito condominiale, ma vi sono alcune, vi è un caso in cui, anzi in due casi, nei quali la mediazione non è necessario, obbligatorio esprimerla, ed essenzialmente sono il ricorso al decreto ingiuntivo e la revoca giudiziale dell'amministratore. Voi sapete che per quanto riguarda il decreto ingiuntivo, l'amministratore, ai sensi dell'articolo 63 di disposizione di attuazione del codice civile, può attivarsi in sede giudiziaria attraverso il decreto ingiuntivo per recuperare le spese condominiali non versate da un determinato condomino. Quindi questo decreto ingiuntivo, come voi sapete, non è un'azione giudiziaria contenziosa, ma è un cosiddetto procedimento sommario, vale a dire non c'è udienza, il giudice riceve il ricorso per decreto, verifica sulle prove scritte, sulla base delle prove scritte, verifica l'esistenza, la certezza, la liquidità del credito ed emette il decreto. Quindi, come vedete, è un procedimento chiuso all'interno del quale non vi sono udienze, non c'è un contraddittorio, e quindi naturalmente questo procedimento è escluso dall'obbligo preventivo della mediazione. Quando è che diventa invece obbligatoria la mediazione? Nel caso in cui il condomino viene attinto dal decreto ingiuntivo, faccia opposizione. Facendo opposizione, attualmente lui ha due strade: o fa opposizione davanti all'organo giudiziario
competente che ha emesso il decreto ingiuntivo e a quel punto lì l'organo giudiziario deve sospendere il procedimento di opposizione, che è un procedimento di merito, e rimettere le parti in mediazione, oppure avviare direttamente la mediazione per impugnare, come dice, il decreto ingiuntivo. Perché se l'opponente dovesse attivarsi in sede giudiziaria, ovviamente il giudice dovrebbe sospendere, come dice, il procedimento di giudizio in attesa che si concluda il procedimento di mediazione, perché in quel caso lì, trattandosi di un giudizio di merito, si rientra nell'obbligatorietà del procedimento di mediazione di cui all'articolo 5,1 bis del decreto legislativo numero 28 del 2010. Quindi, il ricorso per decreto ingiuntivo non deve essere preventivamente attivata la mediazione, perché evidentemente non è necessaria. Viceversa, si attiva nel caso di opposizione al decreto ingiuntivo. Altro procedimento che per il quale è escluso proprio dalla norma, dal comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 del 2010, è quello dei procedimenti in Camera di Consiglio. Cosa si intende per procedimenti in Camera di Consiglio? Si intende quei procedimenti non di natura non contenziosa che si svolgono non più in contraddittorio tra le parti, ma all'interno di una Camera di Consiglio dei magistrati, cioè le parti producono documenti e il Tribunale emette un provvedimento. E uno dei procedimenti per i quali è prevista il procedimento in Camera di Consiglio è la revoca giudiziale dell'amministratore di condominio. Voi sapete che l'articolo 1129, numero 11, prevede che in caso di volontà di revoca dell'amministratore di condominio si debba preventivamente passare attraverso un'assemblea ordinaria o straordinaria nella quale si discuta la revoca, e laddove l'assemblea non decidesse per la revoca dell'amministratore, qualsiasi condomino può agire giudizialmente per ottenere la revoca, naturalmente fondando la richiesta su determinate inadempienze o responsabilità dell'amministratore che giustifichino la revoca giudiziale. Tenete presente che almeno a Bologna, ma tutti i tribunali, tendono a evitare di intervenire se non come extrema ratio. Per vale a dire, tutti i tribunali e i giudici ritengono che organo principale e competente è l'assemblea condominiale, è la revoca dell'amministratore, e solo laddove, quindi bisogna dimostrare al tribunale che vi è stata prima un'assemblea straordinaria all'interno del quale non si è riusciti a revocare l'amministratore, e solo successivamente si può agire in sede giudiziaria per ottenere la revoca dell'amministratore. Ecco, questo tipo di procedimento, come dicevo, non è, pur essendo in maniera astratta, rientrando tra le materie condominiali, non è tra i procedimenti per i quali è obbligatoria la preventiva, il preventivo accesso alla mediazione, ma è tassativamente escluso, quindi non si applica questo obbligo a questo tipo di procedimento. E io direi che dovrei aver più o meno detto tutto quello che c'era da dire. Se qualcuno ha qualche domanda, sono a disposizione. Non vedo più nessuno, quindi io non so a chi mi devo rivolgere. Qualcuno ha qualche domanda, io sono disponibile. Non vedo più pari, non vedo nessuno. Perché io direi di aver esaurito il mio intervento, salvo che, ripeto, non ci siano delle domande alle quali ovviamente sarò di diritto di rispondere. Mi avete sentito? Al microfono ce l'ho, sì, va bene. Mi
dicevo che io ho terminato, fare, se qualcuno ha delle domande da rivolgermi, sono lieto di rispondere. Certo, leggiamo la chat. Sì, abbiamo avuto qualche problema di audio, ma penso che poi alla fine si sia riuscito a... No, non leggo chat, non leggo domande, avvocato sì. Freddi. Comunque io sono qua, naturalmente se sarà necessario sarò appunto ben lieto di rispondere alle domande che qualcuno volesse proporre. Benissimo, grazie. Marco, parliamo del compenso dell'amministratore per l'attività e la partecipazione alla mediazione. Erano due temi effettivamente che se non fossero state presenti nella chat avrei voluto in un qualche modo sollecitare all'avvocato Giuffredi. La prima è proprio questa, cioè il tema legato al compenso dell'amministratore nell'ipotesi di partecipazione in mediazione. Il secondo tema è se in un qualche modo una polizza globale del fabbricato all'interno della quale vi sia inserita una garanzia cosiddetta della tutela legale possa in un qualche modo affrancare il condominio alle spese. Per quanto riguarda la prima domanda, interessante, voi sapete che l'amministratore quando viene nominato o comunque rinnovato di carico anno per anno deve presentare il proprio preventivo di spesa per all'interno del quale sono indicati tutti i compensi. Quindi direi che sarebbe opportuno che l'amministratore, nel momento in cui redige il proprio preventivo di spesa, per i compensi per l'attività svolta, soprattutto per l'attività straordinaria, per questo si tratterebbe di un'attività straordinaria, possa legittimamente inserire all'interno del tariffario un compenso per l'attività svolta all'interno del procedimento, di un eventuale procedimento di mediazione. Ecco, dico anche viceversa, se per caso questo eventuale compenso non fosse stato inserito all'interno del tariffario, nulla vieta che nel momento in cui l'amministratore, ai sensi del 71 quater terzo comma, venisse autorizzato a partecipare alla mediazione, in quella sede l'amministratore ottenesse, oltre alla delibera autorizzativa, anche un riconoscimento del compenso che può essere discusso in quel momento. Cioè l'amministratore richiede un compenso e viene deliberato in quel momento e quindi efficace per tutti. Avvocato, fermo che rilancio la dose, cioè nel momento in cui io in assemblea mi sono dimenticato di mettere la cifra sul mio preventivo iniziale, io di solito la metto e metto una cifra a forfè 300 euro, quei 300 euro visto che quando la mediazione dura 2/3 incontri ci potrebbero anche stare se sono rapidi. Però ci sono delle mediazioni dove con quei 300 ci faccio la birra se devo fare 6-7 incontri in mediazione. Allora, è possibile mettere in prima battuta un compenso nella propria offerta dicendo io se mi chiamate in mediazione costo tot a ora, tot a vacazione. Aspetta, vado avanti così dopo non la interrompo. Anche ho la seconda domanda. Nel momento in cui invece io mi sono dimenticato di metterlo nella mia offerta, quindi quando vado in assemblea e dico signori ci hanno chiamato in mediazione oppure vogliamo andare in mediazione, gli dico guardate che c'è un mio compenso, loro mi dicono no, tu non l'hai precisato e noi non ti diamo niente. Io non è che posso dire no, non ci vado perché non mi date, ci devo andare comunque. Quindi torniamo a metterlo in offerta. Sicuramente, allora, per quanto riguarda il discorso dell'offerta, è fondamentale che venga messo, perché come abbiamo detto, nel momento in cui si dà l'incarico, si rinnova l'incarico, addirittura causa di nullità della nomina è quella della mancata presentazione dell'offerta, dei compensi, eccetera. Si può mettere, come lei diceva, giustamente uno a scaglione, cioè vale a dire 300 euro per due incontri, 400 per tre incontri, oppure a ore. Ecco, il discorso delle ore diventa complicato, perché nei verbali che vengono rilasciati dalla Camera di Commercio a volte sono un po' stringati, si mette sì l'orario di inizio e l'orario di fine, però diventa quanto tempo ci sono stato sempre, me ne sono uscito,
abbiamo fatto incontri individuali, però direi che il discorso orario secondo me è un po' più complicato. A incontro, però è chiaro che lei mi dice, un incontro che dura 10 minuti può avere un senso, se un incontro dura mezza giornata è un altro, quindi sì, strutturare insomma il preventivo in maniera che siano comprese le vacazioni, cioè giustamente l'impegno che l'amministratore sostiene per rappresentare il condominio all'interno della mediazione. Quindi è fondamentale che venga messo nel preventivo, secondo me. Per rispondere alla seconda domanda, cioè vale a dire, io mi sono dimenticato, vado in assemblea e l'assemblea mi dice marameo, cioè dire non ti do nulla perché o lo dicevi prima o non lo puoi più dire adesso, è chiaro che l'amministratore è costretto a partecipare alla mediazione perché non può sottrarsi. A mio avviso, peraltro, quel tipo di attività, anche se non preventivato, in qualche modo dovrà essere poi compensato, cioè a dire, una fattura in qualche cosa dovrà saltare fuori, perché faccio fatica a pensare che un professionista, visto che l'amministratore è un professionista, svolga la propria attività gratuitamente, insomma, ci dovrà essere comunque un modo per riconoscere il compenso all'amministratore. Però ecco, il limite è che non è nel preventivo, quindi non essendo nel preventivo, in teoria diventa complicato poi dopo andarlo a fare scuola. Però ci sono delle forme che, insomma, nel momento in cui io svolgo un'attività per la quale sono delegate, cioè la delibera che mi dice ok, vai in mediazione, quindi non vado in mediazione sì, per mio piacere, ma rappresento il condominio, laddove non è previsto nel tariffario, in qualche cosa diventa difficile non tanto il compenso, ma quantificare il compenso, cioè quanto vado a fatturare al condominio, visto che non ho preventivamente indicato il costo, ecco, qui comincia a essere un po' più un problema. Quindi effettivamente andare a chiedere dopo può presentare delle criticità. Quindi in sostanza, tutto ciò che viene definito in sede di preventivo è, come dire, sotto il profilo formale corretto, naturalmente, ed è, come dire, inequivocabile. Assolutamente. Anche perché c'è una sorta di sovrapposizione, naturalmente, di compensi, o compensi di natura diversa, perché la mediazione poi ci porta a dover convocare delle assemblee di carattere straordinario, no? Per portare all'attenzione dei condomini le scelte, le decisioni, le opportunità, eccetera. Per cui, da un lato c'è un tema che riguarda il compenso delle assemblee straordinarie, dall'altro, naturalmente, ci sono le competenze eventualmente indicate per l'attività di mediazione stessa. Una doppia apposta, sia quella di convocazione e partecipazione alle assemblee straordinarie, che normalmente voi mi preventivi come gestore mettete ordinariamente, ma anche il compenso per la partecipazione, quindi la trasferta e comunque il tempo impiegato, ma non solo il tempo fisico, ma lo studio, l'esame delle pratiche, il confronto con il legale. Quindi tutta una serie di attività che l'amministratore deve naturalmente preventivamente indicare nella sua offerta, in sostanza. Ecco, se le domande di Marco sono state soddisfatte, Marco, credo di sì. Tema a livello... Scusate. C'è qualcuno in chat? Sì, ma infatti adesso le leggiamo. No, volevo concludere la seconda parte della domanda, avvocato Giuffredi, che era quella relativa al tema assicurativo, no? Nel senso che i costi naturalmente che il condominio sostiene per la nomina dell'avvocato, no? Che dovrà naturalmente insieme all'amministratore partecipare in mediazione, è un costo che viene evidentemente distribuito in capo al condominio. Esiste un'opportunità di natura assicurativa che possa, come dicevamo, affrancare questi costi al condominio? Naturalmente quelli relativi all'avvocato, perché come al solito l'amministratore non è mai pertinente, no? Non lo è nel super bonus, non è nel bonus e neanche nella mediazione, evidentemente. Quindi queste competenze sono sempre in capo alla fine ai nostri clienti, ma quelli invece relativi all'avvocato. Come voi sapete, la tutela legale è prevista, e quello però in ambito giudiziario, cioè a dire nel momento in cui si attiva un contenzioso c'è la clausola, la polizza che copre le spese legali. Nulla vieta. Siccome la mediazione non è un procedimento contenzioso, se noi tenessimo fede a semplicemente quella clausola, l'assicurazione potrebbe eccepire che quel tipo di copertura di spese è limitata al contenzioso civile, cioè un contenzioso, diciamo. La mediazione non è un procedimento di natura contenziosa, ma è un procedimento extragiudiziale che mirato a raggiungere un accordo. Quindi evidentemente quella clausola di copertura di spese legali, a mio avviso, non ha, cioè si potrebbe prestare a una contestazione da parte della compagnia.
quindi probabilmente sarebbe opportuno integrare la polizza, ma questo mi rendo conto comporterebbe poi un aumento del costo, integrare la polizza con la copertura delle spese anche per la mediazione, cioè la parcella dell'avvocato gestita dalla compagnia, dalla polizza assicurativa e non dai condomini in sostanza. Però questo comporterebbe, secondo me, una clausola a parte, proprio perché, ripeto, la tutela legale è normalmente in ambito contenzioso e quindi probabilmente, tutto è possibile, però probabilmente sconterebbe un aumento di premio della situazione stessa. Quindi lì poi ci sarebbe da verificare quante mediazioni avrò in un anno, lì poi fate la pesca. Cioè, nel senso, vale la pena mettere quella clausola sperando che non succeda mai, oppure abbiamo un condominio abbastanza litigioso e quindi è opportuno metterla proprio per tutelare i condomini, dai, perché ho letto adesso una chat in cui c'è un condomino che impugna tutte le delibere, quindi tutelare il condominio da un condomino particolarmente aggressivo e particolarmente ribelle in sostanza, al di là delle ragioni dei torti. Quindi valutare caso per caso se sia opportuno, se è un condominio tranquillo, alla fine della fiera forse non è il caso. Se è un condominio un po' bollente, forse è opportuno ragionarci. Posto che non conosco della mia esperienza condomini tranquilli, evidentemente un tema denominato comune. Allora questo già potrebbe essere un'idea di estendere la polizza anche a quel tipo di spese in sostanza. Legge lei le chat, avvocato Giuffredi, o vuole un aiuto? Come può un amministratore... Io ho un condomino che impugna tutte le delibere. Il costo della all'inizio dall'ultima, il costo della mediazione va nella tabella generale o addebitato a lui? Allora, qui l'ho detto prima, ma evidentemente ho un problema anche di armi. Nel momento in cui un condomino impugna una delibera, è tecnicamente controparte rispetto al condominio. Quindi, all'esito del procedimento di mediazione, non vi è una parte vincente e una parte soccombente, ma normalmente, se si conclude con un accordo, le spese sia di mediazione che dei rispettivi legali sono a carico delle due parti. Quindi cosa vuol dire? Il condomino che ha impugnato sosterrà in proprio le spese del suo legale e della sua quota di spese di mediazione. Il condominio, escluso lui, si vedrà ripartito le spese ai sensi del 1123. Cioè, saranno due, cioè, l'amministratore dovrà ripartire le spese tra tutti, ad eccezione del condomino controparte. Avvocato Giuffredi, la sua esperienza in tema di mediazione, cosa le indica in termini percentuali? La sua esperienza, cosa le indica in termini percentuali? Cioè, quanti in termini percentuali una mediazione si compie con esito positivo? Cioè, una mediazione avvenuta in sostanza, quante? Io ho un'esperienza abbastanza ampia perché è un procedimento nel quale io credo molto, quindi la faccio anche quando non è obbligatorio in sostanza, perché secondo me sgrava molto delle tensioni di una causa e le parti, ripeto, spesso si chiariscono e a volte si risolvono i problemi, perché a volte il problema nasce anche da situazioni strane che vengono chiarite all'interno della mediazione. Nel caso, per esempio, di un'impugnazione di una delibera, secondo me è fondamentale la mediazione, perché questo consente all'amministratore, laddove si renda conto, insieme al proprio legale, che la delibera effettivamente ha dei vizi, non è stato convocato, c'è un debito di spesa non corretto, mille altri motivi, c'è la possibilità di correggere la delibera, cioè andare in assemblea e rifare la delibera correggendola, ma in questo caso non si sconta la soccombenza nella causa. Se questo procedimento lo si fa in causa, cioè io correggo e ratifico una delibera successiva, in qualche modo do ragione a chi ha impugnato e quindi il giudice mi addebita le spese. Viceversa, in ambito di mediazione, quindi è molto opportuno, proprio perché il condominio, poi le spese di una mediazione normalmente non sono le spese di una causa, non ci sono spesso, raramente si fanno delle perizie all'interno della mediazione. Quindi io, nella mia esperienza, ho una percentuale di successo che è intorno al 60-65%, non è alto. Però devo anche dire che molte di quelle che non sono riuscite perché la controparte non ha partecipato e quindi non c'è stata la possibilità. Diciamo, di quelle iniziate e portate avanti, la percentuale di successo è abbastanza alta, proprio perché nel corso della mediazione le parti, che prima sono un po' diciamo così recalcitranti, si rendono conto dell'opportunità che gli viene offerta con un costo
diciamo, molto modesto. Certo che la non partecipazione mostra il fianco a qualche problematica, poi nell'eventualità in sede di giudizio, no, avvocato Giuffredi? Dicevo prima, la norma prevede proprio che la mancata partecipazione, quindi, a, soprattutto alla mediazione obbligatoria come la nostra, nel caso dei condomini, esponde la parte non partecipante, in caso contenzioso, a una condanna eventualmente a delle spese ulteriori da parte del giudice, ma soprattutto il giudice può tenere conto di questo comportamento negativo ai fini della decisione. Quindi, in sostanza, se dovessimo pensare a una corsa, chi ha partecipato alla mediazione parte 10 metri indietro rispetto al suo concorrente, perché in qualche modo ha violato una norma che infatti prevede obbligatoriamente la mediazione. E poi da dire che in alcuni casi l'approfondimento che può essere svolto dai tecnici, no, dalle perizie, che sono previste all'interno della mediazione, che hanno la stessa esattamente, come dire, grado di esattezza, no, di precisione in ambito di giudizio, naturalmente, può essere un grande vantaggio, perché di fatto ha dei costi, con costi contenuti e in tempi naturalmente brevi, si ottengono quelle soluzioni che a volte richiederebbero molto più tempo, no? Certo, tenga presente, ecco, l'unico limite della perizia all'interno della mediazione è che il perito non viene scelto dal mediatore, ma deve essere scelto di comune accordo dalle parti, perché naturalmente è un atto volontario. Mentre nell'ambito giudiziario sappiamo che è il giudice che nomina il CPU e quindi poi le parti possono nominare un consulente di parte, nella mediazione sono le parti che concordano con il mediatore a nome di un perito al quale il mediatore si estranea, quindi scegliete voi. A volte nasce il problema di chi individuare, cioè chi è il tecnico che rivesta o abbia la fiducia di entrambe le parti. E lì iniziano a presentare entrambi. Incrociate iniziano, eh? Iniziano, però una volta individuato il tecnico, perché poi insomma il tecnico è un professionista e quindi adempie al proprio lavoro in maniera obiettiva e in maniera imparziale, naturalmente, essendo nominato da entrambi, quindi non può favorire l'uno o l'altra delle parti. Quindi la perizia è proprio depositata all'interno di una mediazione. Ho avuto un caso di una divisione ereditaria complicatissima, la perizia ha risolto il problema perché le parti hanno capito quali quote potevano avere o non avere. Quindi la perizia aiuta molto a sbloccare la situazione, assolutamente. E ha lo stesso peso, la stessa importanza della perizia in sede giudiziaria. Io non so se lei è d'accordo, avvocato Giuffredi, ma credo che il compito dell'amministrazione, la funzione dell'amministrazione sia centrale sotto il profilo della mediazione, no? Non solo per la conoscenza naturalmente della materia, l'altro giorno abbiamo parlato, ricordo, delle lettere della norma 10.801, ma al di là di questo la conoscenza della materia del contendere, questo è il punto, no? Molto spesso mediazioni vanno sul tavolo dell'ordine degli avvocati piuttosto che altri enti naturalmente che si occupano di mediazione semplicemente perché non si è stati in grado in sede di assemblea di trovare quelle soluzioni, e poi invece improvvisamente, inspiegabilmente, in sede di mediazione si trovano, no? Assolutamente, lei ha sollevato un punto essenziale, cioè la figura dell'amministratore all'interno di un procedimento di mediazione in ambito condominiale è centrale, perché naturalmente non solo ha delle competenze tecniche discusse, ma proprio è a conoscenza della materia, non solo, ma il confronto con il condomino eventualmente recalcitrante o che ha impugnato gli consente di chiarire verbalmente al condomino stesso quei punti che ad avviso del condomino erano oscuri e l'hanno portato a impugnare la delibera. Quindi il confronto dialettico, che non si può fare in assemblea, perché voi lei insegna, l'assemblea è un po' una confusione, cioè ci sono mille voci, mille argomenti da affrontare e quindi non è la sede per poter sviscerare i problemi. La mediazione è un appuntamento che io ti do in quella sede per, insieme al mediatore, cercare di capire, e quindi l'amministratore preparato è assolutamente vincente, cioè essenziale, perché capisce anche quando il condomino ha ragione. Non è solo quando l'amministratore ha ragione al condominio, ma quando il condomino espone dei punti di vista e ha attivato la mediazione su dei punti che sono effettivamente fondati. Quindi fermi tutti, cerchiamo di trovare una soluzione nell'interesse del condominio. È chiaro, questo è certamente, grazie della sua precisazione. Trovo un po' ridondante queste sedute dove si ascolta prima uno, poi si esce, poi si ascolta l'altro, poi si esce, poi insieme, e poi molto spesso i verbali non sono precompilati,
noi diamo tutti attraverso PEC i nostri dati, eccetera, per cui sanno tutto, però inspiegabilmente il verbale viene sempre compilato. Per cui trovo che le perdite di tempo nella burocrazia, in queste sistemazioni, in questi processi, sia la parte predominante del tempo rispetto invece alla discussione, dove molto spesso in 5 minuti si trova la quadra. Questo purtroppo sta intanto nella preparazione del mediatore. Perché è vitale. È formata dei mediatori, ahimè, bravissime persone, ma non molto esperti nell'arte, tra virgolette, della mediazione. Ma soprattutto scontro il fatto della tecnologia. Lei consideri che, come è capitato, adesso le sedute si fanno via web, non più in presenza per ovvi motivi, e quindi noi perdiamo un sacco di tempo per mandare il verbale a tizio, lo deve firmare, lo deve rimandare. Quindi noi perdiamo delle ore quando la mediazione è durata 20 minuti. Io ho fatto una mediazione che è durata un'ora e mezza, ma di mediazione abbiamo fatto un quarto d'ora. È stato solo, non mi va il computer e non mi funziona la stampante, quindi cose. Quindi purtroppo ci sono delle situazioni che nel tribunale non esistono, perché lì c'è una cancelleria che, bene o male, fa quel mestiere in sostanza. Comunque la funzione, devo dire, del mediatore e dell'amministratore sono l'avvocato, naturalmente, che rappresenta. Il mediatore non si sceglie. Io ho avuto dei colleghi mediatori, bravissime, ripeto, persone, ma per esempio che in materia condominiale non sanno nulla, perché voi mi insegnate, la materia condominiale è quanto di più esteso e variegato, perché va dal fiscale all'urbanistico, all'amministrativo, al civile, cioè a mille sfaccettature. Purtroppo sono nostri colleghi, miei colleghi, che ritengono la materia condominiale come una materia disuguale, cioè alla fine sono quattro balle. Quattro balle non è vero, perché poi, soprattutto con la riforma del 2012, è diventata una materia molto centrale, e riguarda tutti, perché tutti noi siamo condomini, bene o male, quindi ci riguarda tutti. Certo. E quindi trovare un mediatore che non sia preparato in materia condominiale, ma sia bravissimo in materia tributaria o fallimentare, è devastante, perché bisogna spiegare a lui, anziché essere lui a aiutarci, in sostanza. Cioè il mediatore ti deve aiutare a trovare una soluzione, se non è competente non ti aiuta. Per concludere, non leggo altre chat, e sì, devo dire che nell'ambito della elaborazione dell'offerta da parte dell'amministratore, l'attenzione che dobbiamo prestare nel valutare eventuali, appunto, prestazioni legate alla mediazione devono essere non sottovalutate, perché il compito dell'amministratore sotto questo aspetto non è banale. Solo le comunicazioni dei diversi verbali, le partecipazioni, a volte gli organismi di mediazione non sono dietro l'angolo, ma bisogna andarli a cercare. Oggi si svolgono online certamente, ma fino a qualche tempo fa, prima dei tempi non sospetti, evidentemente bisognava muoversi. Ecco, non bisogna sottovalutare, come dire, il tempo che occorre per seguire ed in un certo modo la mediazione, naturalmente. Per cui la relazione del preventivo dell'offerta che si fa al momento della nomina è basilare, e quindi bisogna tener conto, quindi questo è compito dell'amministratore preparato, tenere conto di tutte quelle che possono essere le eventuali attività che nel corso dell'anno Avvocato Giuffredi, grazie molte, grazie per la sua relazione, bravissimo, complimenti. Alla prossima, grazie. Come sempre. Un'altra domanda, l'amministratore può delegare un terzo, l'avvocato, un condomino, un suo collaboratore a partecipare alla mediazione? Delegare. Sì, per delegare si può delegare chi si vuole. In ambito di mediazione la delega è la più ampia possibile. Non può essere delegato l'avvocato che diciamo così affianca la parte nella mediazione, ma un collaboratore di studio piuttosto che un condomino lo eviterei per ragioni di conflitti di interessi, ma un collaboratore di studio piuttosto che un collega. L'importante, questo è ovvio, che il delegato sia in grado di conoscere tutto quello che è la materia della mediazione, cioè che non venga in mediazione e dica io sono venuto qua ma non so nulla, ecco, che allora non ha molto senso, però la delega è la più ampia. Beh, però più o meno il compito dell'amministratore in mediazione è ascoltare e riportare, perché lui di fatto poi non può prendere alcuna decisione. Diciamo che in mediazione questo è ovvio, ma c'è anche la possibilità, ascoltando quello che ha da dire la controparte,
maturare, aiutare la controparte a capire dove possono essere delle criticità, cioè vuol dire tu mi impugni la delibera ritenendo che, ma ti faccio comprendere che quello che tu ritieni non è corretto. E quindi il dialogo è in questo senso. Poi è ovvio che, come disse giustamente lei, il principale compito è quello di ascoltare e riportare, ma è un ascolto attivo, nel senso che io devo poi riportare in assemblea, non solo faccio da registratore, ma devo dare anche un consiglio all'assemblea di come orientare la delibera in modo da essere pronti a sostenere il contraddittorio con la proprietà. Quindi è un ascolto attivo, non è un ascolto come semplice registratore. Ecco che la competenza del registratore è importante. Quindi non è un delegato. Sì, un delegato si può mandare. Assolutamente. Io, Marco, però, contrariamente al tema di dire certamente ascoltare e riportare, io come approccio sarei più interventista, no? Nel senso che trovare una soluzione, trovare la quadra e capire chi abbiamo di fronte e quali strade bisogna percorrere, lo trovo interessante sotto il profilo di un risparmio di tempo, so come dire. Cioè mandare avanti una mediazione semplicemente stando dietro ai concetti e non avanzandoli, il rischio è di trovarsi 3, 4, 5 volte in sede di mediazione trattando più o meno le stesse cose. Per cui io sarei più interventista, ecco, come idea, cioè sarei per trovare una soluzione o sì o no. Non solo, ma se lei fa il semplice ascolto, tutte le volte che fa un incontro poi deve convocare un'assemblea, riportare all'assemblea ciò che è stato detto, ottenere dall'assemblea un feedback, come si dice, raccolta, e poi andare al prossimo incontro. Se invece, come dice lei, l'ascolto è attivo e nel stesso tempo proattivo, è lo stesso amministratore, nell'ambito dei propri competenze, dei propri compiti, a poter in qualche modo dialogare in maniera attiva con la controparte e portarlo pian pianino, se è possibile, a un accordo che per il condominio sia adatto a loro, che eviti il contenzioso, perché il fine ultimo della mediazione è certamente trovare un accordo, ma quell'accordo è funzionale a evitare un contenzioso, quindi spese, liti all'interno del condominio, perché se si trova un accordo poi anche il clima all'interno del condominio e il lavoro dell'amministratore ne viene facilitato. Non solo l'amministratore viene visto come colui che ha fatto un po' da pacere, tra virgolette, certamente il clima nell'assemblea successiva è molto più inteso, almeno sotto quel profilo, poi ce ne saranno altri, però quello sicuramente è un problema risolto. Sì, perché il rischio di trovarsi di fronte a un processo che in termini di tempo investe veramente tanto, fin dall'inizio, no? Per raggiungere il quorum deliberativo, per ottenere l'autorizzazione alla partecipazione, che sappiamo che molto spesso non si ottiene, per cui anche lì convocazioni su convocazioni, per riuscire ad arrivare ad un quorum che sia coerente con le norme, no? Codicistiche. Per cui, insomma, prima si fa e meglio è, insomma, ecco questo un po' il concetto, no? Sì, come dico, anche quello che dice lei, Jonte, quello che dice Marchesi, sicuramente sono vere tutte e due. Io, per mio carattere, sono più vicino a lei, nel senso che sono anch'io uno che cerca di, se dove è possibile, battere per arrivare possibilmente a un accordo. Però anche la tattica, tra virgolette, attendista può essere valida, perché lascio sfogare la controparte e poi io dopo vengo con calo i miei assi, tra virgolette, in sostanza. D'ora in avanti la chiameremo la tattica Marchesi, d'accordo? È che, allora, praticamente a me piace un po' esplorare tutte le varie vie, strade a disposizione. Però a me basta sapere che io ho la possibilità di delegare, quindi se mi chiamano in mediazione per una stupidata, ma andate in mediazione, stateci 20 anni, io ti mando il condomino col quale hai litigato e poi dopo vi divertite. Se c'è una cosa seria, dove diciamo ne va di mezzo il condominio, eventualmente anche operato l'amministratore, ovviamente la segue. Però mi piace sapere sempre tutte le possibilità che ho a mia disposizione per giocarmi, tipo in questo periodo qua, se uno mi chiama in mediazione perché diciamo il regolamento di condominio non prevede, cioè delle stupidate ogni tanto capita. Andate, divertitevi. No, no, quello è chiaro che dipende molto dall'oggetto della mediazione. Se la mediazione la mediazione riguarda il fatto che c'è una condomine che mette dei vasi di fiori sul pianerottolo e quindi viola in qualche modo il regolamento e non vuole intendere, e quindi qualche condomino agisce nei suoi confronti,
è chiaro che stiamo parlando di una roba talmente semplice e anche sciocca, che forse non vale la pena neanche per l'amministratore spendersi troppo, in sostanza, anche se l'amministratore è custode del regolamento e quindi dovrebbe essere quello che lo fa applicare. E poi, avvocato, poco professionalmente le dico, quando litigano fra di loro non se la prendono con me, quindi a posto. Perché tra i due litiganti? Il terzo d'oro. Esatto. Marchesi. Non è vero. Stefano Palara chiede, per fare gli arbitri in mediazione, che esperienza è necessaria? Quindi Stefano, doppio concetto, l'arbitrato e la mediazione. Come si diventa mediatori e come si diventa arbitri? È un po' così il tema, avvocato Giuffredi. Se l'organismo di mediazione è tenuto da un ordine professionale, è evidente che bisogna essere iscritti presso quell'ordine, quindi l'organismo di mediazione degli avvocati, dei commercialisti, degli ingegneri, eccetera. Ci sono altri organismi che sono presso la Camera di Commercio, presso al di là delle altre società private, anche i privati che hanno organismi di mediazione. Per fare il mediatore bisogna seguire un corso che viene tenuto dall'organismo. Si fa una domanda in sostanza all'organismo di mediazione che si individua, in cui si chiede di poter seguire questo corso. Si segue un corso che non mi ricordo quanto che durata abbia. Durante il corso si assistono, previa naturalmente autorizzazione da parte delle parti, si assistono ai punti di mediazione, perché ricordano, abbiamo detto che nella mediazione si fonda sull'obbligo di riservatezza, cioè tutto quello che viene detto e c'è libertà di parola anche per quello, perché viene tutto mantenuto nell'ambito della riservatezza. Quindi questi arbitri, questi mediatori seguono questo corso, partecipano a delle sedute, non c'è un esame finale, è praticamente un corso al termine del percorso del quale si diventa mediatore. Si percepisce un compenso, non mi chieda quale, ovviamente non lo so perché non sono mediatore, però so che si percepisce un compenso, non credo che non sia in base a se si arriva a un accordo o meno, un compenso fisso, e neanche il numero degli incontri, cioè un incontro piuttosto che 20, il compenso è lo stesso, il mediatore conviene che duri poco, in sostanza. E quindi si segue questo corso e si diventa mediatore, quindi il corso è sufficientemente facile, insomma. Certo. Il compenso è molto basso, lo confermo, e il modulo di riservatezza si compila nel momento in cui ci si siede di fianco al tavolo del mediatore. Ecco, grazie avvocato Giuffredi, grazie molte. No, scusate se rompo. Non riesco a staccarla, avvocato, perché Marco è un po' sinoroso. Non lo molliamo, cioè, visto che c'è questo obbligo di riservatezza, sì. Quindi sono dati che non possono essere trasferiti ovviamente all'esterno. Assolutamente. Io, quando vado in assemblea a riferire, hanno detto questo e quest'altro, ai condomini ok, ma se ci sono dei delegati dei condomini che quella sera hanno dato la delega, io sto riferendo a un esterno. Allora, l'obbligo di riservatezza ovviamente c'è, nel senso che non può essere riferito all'esterno, né ciò che viene detto o prodotto all'interno della mediazione può essere trasferito in un eventuale procedimento civile. Quindi se io ammetto di aver torto in mediazione, fatto per dire, e la mediazione però non si conclude, in causa sosterrò di aver ragione e nessuno mi potrà dire mai in mediazione che è vittorio. Per quanto riguarda invece il contenuto di quello che viene detto in mediazione da riferire in assemblea, è evidente che quello che lei dice contrasta effettivamente con l'obbligo di riservatezza, nel senso che io, amministratore, ho partecipato a una mediazione, devo riferire e quindi devo riferire in maniera più, diciamo così, meno particolareggiata possibile, come vuol dire, cioè cercare di non tirare fuori quello che è stato detto, ma andare ai concetti principali, cioè vuol dire il signor Rossi ha impugnato la delibera, abbiamo fatto un incontro, ci siamo confrontati, noi abbiamo esposto le nostre ragioni, lui le sue, a mio avviso ritengo che sarebbe opportuno fare così, fare colà, perché riferire effettivamente tutto il contenuto di quello che si è detto, soprattutto in presenza di terzi, appunto delegati, un avvocato che rappresenta una delle parti, o chiunque sia, potrebbe effettivamente violare l'obbligo di riservatezza che è proprio del procedimento. Ecco, quindi limitarsi l'avvocato Giuffredi al verbale, no? Come? Limitarsi sostanzialmente, scusa Marco se ti ho interrotto, limitarsi sostanzialmente a ciò che è riportato nel verbale. Perché lei sa, perché ho capito che lei è il mediatore, nel verbale viene riportato molto succinto, proprio per questo motivo.
proprio per questo motivo, per evitare che il verbale contenga qualcosa che possa essere poi propalato all'esterno. Visto che abbiamo toccato il tema arbitri, che sia da fare un distinguo tra arbitrato e mediazione, perché vedo da direttore dei lavori tanti contratti dove trovo questa clausola compromissoria che gli amministratori firmano in allegria. È incosciente. Allora, è molto semplice. Faccio uno schema molto schematico, lo faccio. Allora, la mediazione, come abbiamo detto, è un procedimento nel quale le parti sono protagoniste, si rivolgono a un mediatore e cercano di risolvere un problema trovando un accordo. Questo è un po' lo schema della mediazione, nell'ambito della riservatezza di cui parlavamo. Previsto ed obbligatorio per legge. Prego? Previsto ed obbligatorio per legge. In materia condominiale è obbligatorio. L'arbitrato, cioè la clausola compromissoria che prevede l'arbitrato, è qualcosa di abbastanza, di molto diverso. L'arbitrato è praticamente una, come se fosse un giudizio privato, cioè una causa di fronte dei giudici, non giudici magistrati dello Stato, quindi pubblici funzionari, ma dei giudici privati che vengono scelti dalle parti, i due arbitri, e i due arbitri nominano poi il presidente, il terzo arbitro. L'arbitrato è né più né meno che un processo, cioè nel senso che le parti non c'è un tentativo di dialogo tra le parti, ma è una causa vera e propria, solo che si svolge, ripeto, in sede arbitrale, quindi a durate naturalmente inferiore rispetto a una causa ordinaria, ma né più né meno, tant'è che si conclude con un lodo. Il lodo arbitrale non è altro che una sentenza che costituisce poi il termine dell'arbitrato, che può essere trasformato in titolo esecutivo attraverso il decreto del Presidente del Tribunale. E oltretutto questi arbitrati hanno dei costi esagerati, perché voi considerate, lo sapete meglio di me, ogni arbitro privato viene pagato dalla parte, l'arbitro presidente viene pagato metà per uno tra le parti, a meno che il lodo arbitrale non stabilisca una soccombenza, cioè ci sia fatta una condanna nei confronti di una delle due parti. A questo punto la parte soccombente dovrà pagare tutte le spese dei tre arbitri e dei legali, non solo, ma anche dei periti eventualmente che siano stati nominati. Quindi voi capite che l'arbitrato si fa normalmente in contratti, si prevede in contratti che abbiano importi molto consistenti, cioè che valga la pena, perché se abbiamo il classico contratto di rifacimento della facciata o di rifacimento del tetto per un importo di 40, 50, 60 mila euro, fare un arbitrato a mio avviso non ne vale assolutamente la pena. Ma l'amministratore può firmare un contratto che prevede la clausola compromissoria relativa all'arbitrato quando l'assemblea non ha visto il contratto, o anche se l'assemblea avesse visto il contratto e l'avesse votato a maggioranza? Allora, se l'assemblea ha visto il contratto e l'ha approvato, l'amministratore lo firma senza nessun tipo di problema. Viceversa, se l'amministratore di sua iniziativa si fosse deliberato di affidare i lavori alla ditta X, viene redatto il contratto contiene una clausola arbitrale e l'amministratore lo firma senza informare l'assemblea, è ovvio che lui lo fa legittimamente nell'ambito dei poteri di rappresentanza dell'assemblea. Però sarebbe opportuno, non obbligatorio, ma secondo me opportuno, che prima di firmare quel contratto l'amministratore ne facesse parte l'assemblea, dicendo: signore, qui c'è una clausola arbitrale, comporta questo. Cosa facciamo? Io però, avvocato, su questo sono un po'... Secondo me serve l'unanimità per la clausola compromissoria, perché io tolgo al condominio la possibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria, una maggioranza. È discusso, perché praticamente è una rinuncia preventiva al rivolgersi al tribunale. Esatto. Il fatto che è vero, cioè quello che le dice, ci sono sentenze che dicono effettivamente questo, cioè che per sottoscrivere un contratto con clausola arbitrale l'amministratore dovrebbe ricevere il consenso dell'unanimità dei condomini, perché se no, appunto, essendo una rinuncia che incide sui diritti soggettivi del privato, deve essere da tutti coscientemente approvato. Quindi ci sono sentenze che effettivamente dicono anche questo. Diverso ancora dalla negoziazione, avvocato Giuffrei, no? Prego? Ancora diversa la negoziazione. Assolutamente sì.
La negoziazione assistita è un ulteriore procedimento ADR, cioè Alternative Dispute Resolution, che però si svolge senza la presenza del mediatore. Per dire, sono le parti attraverso i propri legali che sottoscrivono un impegno reciproco a devolvere la controversia in ambito di negoziazione assistita, anche in ambito familiare, se di separazione, se di divorzio è possibile fare questo tipo di negoziazione. Quindi lì sono gli stessi due legali o le due parti che insieme cercano di trovare un accordo che viene poi redatto, sottoscritto. Il problema è che quell'accordo non costituisce titolo esecutivo in quanto non è filtrato dall'organo di mediazione. Quindi è un semplice accordo che poi per essere posto in esecuzione necessita di un successivo passaggio con la, diciamo, la formula esecutiva concessa dal Presidente del Tribunale. Grazie Avvocato Giuffredi. Non vedo domande. Non so se Marco ha un'altra domanda. Ha detto di no. Bene. Ok. Grazie molto Avvocato Giuffredi. Grazie. Sempre un piacere ascoltarla. Grazie molto Avvocato.